devo confessarvi una cosa. Quando progettavo, pensavo a queste puntate e, diciamo, dovendo scegliere, ma poi alla fine ho cambiato, dovendo scegliere tra Agostino d'Ippona, tra Teresa d'Avila, tra Tommaso d'Aquino e Teresa di Lisieux, quando ho visto Teresa di Lisieux dico no, questa posso anche non farla, perché già in precedenza e tante volte abbiamo trattato, ci siamo soffermati sulla figura di Teresa di Lisieux, e soprattutto lo abbiamo fatto nel mese di ottobre dello scorso anno 2023, a partire da più o meno da quel mese, proprio in occasione di quel bellissimo documento di Papa Francesco su Teresa di Lisieux, titolato La Confiance, no? la fiducia nel Signore. Ma poi, andando a rileggere alcune pagine di Teresa di Lisieux, ho detto no, non posso non farla, e anzi parto proprio da lei per questo filone sulla preghiera. Teresa di Lisieux aveva un grande desiderio nel suo cuore, il desiderio di farsi santa. Quello stesso desiderio che la portò ad entrare in monastero. Chiaramente lei all'inizio chi guardava per farsi, per realizzare questo desiderio di santificarsi? I grandi santi, i santi. Ma con molto dolore lei si rese conto che mai avrebbe potuto salire, come abbiamo già in precedenza detto, salire questa scala della perfezione. Guardate come in Storia di un'anima, ascoltate meglio più che guardare, ma anche guardare, perché quando leggiamo le parole di Teresa noi possiamo contemplare. Lei dice a un certo punto a se stessa queste parole: voglio cercare un modo di andare in cielo per una piccola via, molto diritta, molto breve, una piccola via tutta nuova. Attenzione, non è una via facile, ma è una piccola via. È la petite vie, no? Di cui noi spesso abbiamo letto, su cui abbiamo spesso riflettuto. Non è una via facile, immediata, no? Ma è la petite vie. Cioè è quella via adatta a lei, che era piccola, fragile, peccatrice, e si chiede: io voglio andare in paradiso, farmi santa per questa piccola via. Come e in che maniera nella sua vita lei ha scoperto che cosa e come poteva a un certo punto andare in cielo, santificarsi attraverso questa piccola via? E soprattutto attraverso la sua preghiera, che lei diventa santa attraverso il suo conformarsi a Cristo. Come e in che maniera? Lo vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!